Ma non è detto, non è detto. Mi dovete aiutare. Pronto, buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Buonasera, sono Gennaro da Napoli, mi sente? Gennaro, adesso forte e chiaro, ci illumini, ci illumini. Buonasera ai due ospiti innanzitutto e complimenti perché ti seguo sempre. Grazie, grazie Gennaro. Allora, due cose solo volevo chiarire, perché qua si parla di questa città che sta esplodendo, tutte queste manifestazioni che si stanno verificando a Napoli, ora avremo l'American Cup in Napoli, ma una cosa che voglio capire, ma i bagni igienici, le persone per andare in bagno, dove devono andare? Ho portato mia figlia allo stadio che ha 11 anni, ha detto papà devo fare la pipì, per non dire un'altra cosa, io sono dovuto uscire dallo stadio. Funziona. Aspetta, sentiamola ancora la denuncia, per favore. Ancora, la seconda, lei ha detto due cose, Gennaro, la prima, i servizi igienici allo stadio. È difficile, ma per dirne una, avremo l'American Cup qua a Napoli, alla riviera Ricchiaia, alla riviera Caracciolo, sì. Ma i bagni igienici dove li metteranno? Cioè, avremo turisti che ci invaderanno, ci porteranno soldi, ma i bagni igienici, questa gente dove andrà a fare i loro bisogni? Questa è la prima cosa che io non capisco in questa città, tanto per capire il boom delle innovazioni, del turismo, dello Stato, Napoli va benissimo. Gennaro!